Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Magari non tutti lo sanno, ma recentemente ho smesso, ho interrotto il mio abbonamento con Topolino. Perché l'ho interrotto? Principalmente per un motivo, anzi per una serie di motivi che vi vado adesso ad elencare. Il primo è che l'abbonamento cartaceo mi arrivava di venerdì, lunedì successivo, quindi troppo tardi per poterlo leggere, il che comportava che neanche lo scartassi e che lo leggessi quasi sempre in digitale. Quindi ho preferito, anche per una questione del non li sto neanche aprendo, proprio perché per l'appunto li ho già letti, quindi non ha senso proprio scartarli, passare al solo abbonamento digitale. Ciò non toglierà che in futuro, per storie o eventi particolari, io non possa recarmi in edicola e acquistare un numero di Topolino. Ed è quello che ho fatto per questo 3433, dedicato a Daktopia. Come poi vedete, è una bella copertina molto bella, sbrilluccicante. Anche l'effetto metal mi ha convinto ad acquistare l'albo. L'effetto è comunque molto gradevole. Il Topolino si presenta piuttosto bene. Una bella copertina d'opera di Francesco d'Ippolito, che per l'appunto sarà anche il disegnatore della storia principale. Sono molto felice quando avviene questo connubio perché ti dà subito l'idea anche visiva di quali saranno le storie principali di Topolino. Per quanto riguarda l'editoriale di Alex Bertani, ci parla un po' più del progetto legato alla storia di Dante, di cui vedete l'immagine qui alla mia sinistra. Molto semplicemente, doveva essere una storia di Bruno Enna, non lo sarà perché Bruno Enna è impegnato per una saga importante, ma la storia passerà nelle mani di Sisti, quindi la storia potrebbe essere piuttosto interessante. Non so se avete visto recentemente una pubblicità di Topolino, di cui vi lascio il link da qualche parte, è una pubblicità che ci mostra diverse storie, in particolare ci parla anche di una nuova serie fantascientifica che si intitola La ciurma del sole nero e c'è un teaser anche su questo numero di Topolino. Uscirà comunque a fine mese, quindi ci preparano per tempo con questa epopea che scopriremo come sarà. Detto questo, non perdiamoci in ulteriori indugi, sigla e poi, come al solito, analizziamo questo numero di Topolino andando per quello che è il mio indice di preferenza, di gradimento e per cui vi darò due parole per tutte quante le storie contenute all'interno di questo numero. Cinque sono le storie contenute all'interno di questo numero di Topolino e in quinta posizione troviamo Topolinia by Night, il raffreddore di Gabriele Panini per i disegni di Maurizio Amendola. Questa storia non credo che sia stata particolarmente violentata dalle censure contro le pistole, perché praticamente non ci sono. C'è Roxassi che in una qualche maniera deve andare ad indagare in un bar piuttosto losco, solo che c'ha il raffreddore, da lì una serie di gag. Non mi dilungo più di troppo su questa storia perché davvero si esprime da sola. Tutto sommato, però, devo dire che mi ha strappato un sorrisetto per quanto la storia sia davvero nulla di che. Però è giustamente una storia breve del Topolino, probabilmente della vecchia gestione o comunque una storia che era rimasta un po' lì a sedimentare in magazzino. Viene fuori, va benissimo, l'accettiamo per quella che è, perché comunque non è quella che indica la qualità di questo numero del Topolino. In quarta posizione, mi dispiace davvero inserirla qua, ma effettivamente queste, diciamo, tre posizioni più centrali sono un po' ambivalenti ed equivalenti, però ad essere sincero, la storia che mi ha annoiato più di tutte e che mi ha detto veramente poco e nulla, al di là del nome della disegnatrice che è Silvia Zicche per i testi di Sergio Badino, è la serie Siamo Serie, secondo episodio intitolato Scucci Motore Zione. Perché non mi è piaciuta? Perché questo capitolo è il copia e incolla dell'episodio precedente. Se il capitolo precedente si focalizzava sulla scrittura di una serie, questa passa sopra le problematiche della scrittura, perché la scrittura c'è già stata, e si preoccupa del trovare il regista. Il problema di fondo è che la struttura è identica al capitolo precedente.
anzi, nel capitolo precedente si chiudeva con un problema riguardante due sceneggiatori, problema che viene glissato e sinceramente a questo punto, per come era finito il primo episodio, mi sarei aspettato di più un loro coinvolgimento, anche piuttosto pesante all'interno di questa serie, come se fossero più i due sceneggiatori i veri protagonisti di questa avventura, di questa miniserie di 4 episodi se non ricordo male, ma vengono ben presto bypassati, trovano un accordo, finiscono di fare la sceneggiatura, e non è uno spoiler perché è letteralmente ciò che succede nelle prime 3 pagine di questo nuovo episodio, e a Paperina aspetta il compito di trovare un regista. Da lì in poi la storia è un insieme di freddure che mi hanno francamente annoiato. Non sono uno che ce l'ha contro le freddure, anzi, sono una persona che nella mia vita privata, quotidiana, giornaliera, di freddure tra lavoro, casa, amici e quant'altro, freddure ne fa anche parecchie, quindi sono abituato a fare freddure. E battute anche un po' no sense, del resto le freddure sono in un qualche modo battute no sense. Il problema è che mi rendo conto che a volte esagero, ok? Quando mi rendo conto che esagero, smetto di fare battute, vuoi perché a volte magari non è il contesto di farle, vuoi perché effettivamente posso capire che le freddure a un certo punto possano indispettire le persone. Ok, questa storia mi ha dato questa impressione, mi ha indispettito per il numero soverchiante di freddure contenute al suo interno. Troppe. E non, se all'inizio magari sorridevo, dopo un po' non ne potevo più. C'è un personaggio in Dylan Dog che è Grucio, che fa delle battute, delle freddure, del no sense, il suo punto di forza, ma viene centellinato 2-3 paginette all'interno di una storia di 90 pagine, magari anche qualche paginetta in più, però insomma parliamo di 10 pagine su 96 nei casi più eclatanti, ok? Ed è sopportabile perché non sono magari neanche 10 pagine consecutive. Qui abbiamo 25 pagine e abbiamo praticamente solo freddure. L'ho trovato veramente pesante e difficile di gestione proprio da leggere. Senza contare che, ripeto, lo schema narrativo è lo stesso del capitolo precedente. C'è, bisogna reclutare il regista, e bisogna reclutare in questo caso anche gli attori, si creano un po' di incomprensioni tra le parti, c'è un po' di maramaglia tra le parti e freddure su freddure. Davvero una storia che non mi ha saputo dire troppo, che mi faceva ridere all'inizio, ma che poi ha finito completamente per annoiarmi. In terza posizione ci inserisco una storia che non mi sarei aspettato di dover mettere in terza posizione, ma paradossalmente mi ha annoiato meno di Samo Serie, ma mi è piaciuta meno delle altre due. Sto parlando di Paper Bridge, ad opera di Marco Gervasio. Testi e disegni, supervisione e colori. Perché la inserisco in questa posizione, che comunque è una posizione intermedia del topolino? Perché se ci penso mi chiedo, ok, ma che cosa si voleva raccontare con questa seconda stagione di Paper Bridge? Non mi sto lamentando del fatto che siano solo 3 episodi. Come dicevo settimana scorsa, se non c'è troppo da raccontare va bene anche una storia più corta, e se non c'è bisogno di tirarla per le lunghe va anche benissimo che una serie si concluda. Il problema di fondo è: se la prima stagione di Paper Bridge ci parlava di diversità di ceti sociali, primi amori, amicizie al di là delle diversità, ci parlava di un istituto scolastico particolarmente pesante, quindi aveva tutta una serie di contesti che erano molto interessanti, nel quale far muovere un giovane Fantomius, un giovane Lord Quackett, chiamato qui giustamente Quacky. In questa seconda stagione Lord Quackett frequenta la scuola, ha i suoi amici, sì, c'è quello che fa un po' il bulletto, ma tutto sommato tranquillo, e all'interno di questo ultimo episodio, dove si dovrebbero tirare le somme e scoprire che cosa volesse l'antagonista di questa seconda stagione, dici, ok, è
Quindi in che modo, cioè nel momento in cui mi fai una serie su un passato dei personaggi, mi aspetto che si faccia luce su alcuni loro aspetti, mi aspetto che si facciano degli approfondimenti, mi aspetto che qualcosa salti fuori che possa essere spunto magari per la serie originale, in questo caso Fantomius, visto che è in corso, avrebbe avuto senso mettere dei semi nel passato per poi farli fiorire in un futuro. Probabilmente sarà così, quindi in questo momento quello che sto dicendo è una critica, magari perché non conosco il futuro della serie di Fantomius, ma mi sono reso conto che alla fine della lettura mi sono chiesto che cosa volesse effettivamente raccontarci, Marco Gervasio. Non è una brutta storia, c'è un po' di mystery, c'è un po' di giallo, c'è questa relazione tra questi giovani personaggi che comunque risulta essere interessante. Ma se la prima stagione era carica di significati, di tematiche anche piuttosto importanti, in questa seconda non c'è niente di tutto questo. È quasi più un giallo che però non si capisce che risvolti dovrebbe avere nel presente. E risvolti ce ne potevano essere, visto il villain, il Cuor di Pietra Fame d'Oro, e visto che compariva la casa dei, non si chiamano Baskerville, non mi ricordo come si chiamino, comunque la storpiatura di Baskerville, che hanno trovato una loro conclusione all'interno della serie di Fantomius, e quindi si voleva ricollegare a quello, ma non ti vai a ricollegare ad una storia vecchia così, non ha molto senso se fai un'operazione di, secondo me, retrospettiva. Nel momento in cui vai a mostrarmi degli eventi del passato, non ti focalizzi su un evento secondario già concluso in una serie del presente in corso. Quindi non ho effettivamente capito, qual era l'obiettivo, lo scopo principale di, Marco Gervasio. Per quanto riguarda invece la love story, mi è piaciuta come sia finita, mi è piaciuta, mi è sembrata una scelta anche piuttosto interessante e da parte di Marco Gervasio. Bisogna capire quanto effettivamente sia una scelta coraggiosa sotto questo punto di vista, quanto un non mettersi i bastoni tra le ruote in una qualche maniera con le vicende del presente. Non che ci fosse nulla di male, però effettivamente in realtà sappiamo che l'Horcruxes ha avuto diverse ragazze in passato e quindi le scelte che farà all'interno di questa storia sono assolutamente coerenti col personaggio che è diventato. Quindi mi è piaciuta come scelta, non è una scelta scontata, non è una scelta banale, però a parte quello mi è rimasto davvero il dubbio. Cosa ci voleva raccontare? In seconda posizione, Paperoga, Papero impeccabile, ad opera di Roberto Gagnor e Roberto Delbove, che sinceramente è la prima volta che sento nominare sul Topolino, e non so se era qualcuno che lavorava in televisione o qualcosa del genere, però ok, per i disegni di Giampaolo Soldati. La storia in realtà mi è risultata molto carina, è molto leggera, molto semplice. Ma funziona, per quanto ci abbia degli elementi strani. Che cosa succede? Succede che Amelia vuole rubare la numero uno, come suo solito, e sceglierà di utilizzare Paperoga come suo tramite. Lo incanta con uno strano incantesimo di controllo mentale, e incanterà anche Miss Paperet. Non si capisce perché con uno gli basta, con uno, con Paperoga, ci deve essere addosso su Miss Paperet. Lo fa a distanza, con del fumo. Ok, andiamo, va bene. Comunque, incanta Paperoga affinché diventi assolutamente impeccabile, che quindi possa risultare utile a Zio Paperone. Questo perché all'interno del deposito Paperoga può sfruttare l'ambiente del deposito per cercare di far entrare Amelia proprio all'interno del deposito e rubare definitivamente la numero 1. Viceversa, debilitare Miss Paperet, renderla meno efficiente, fa sì che Miss Paperet non possa ben intuire, ben capire qual è il piano di Amelia, non capire perché Paperoga sta agendo così. Tutta la storia ruota attorno a questa commedia in una qualche maniera, questo gioco di ruolo in una qualche maniera, piuttosto riuscito e divertente. Forse un filino lungo, perché comunque è una storia di chiusura del Topolino, piuttosto corposa, ma al tempo stesso l'ho trovata molto genuina, molto semplice, molto leggera, molto divertente.
Ed è la cosa che mi fa dire è la seconda storia migliore di questo numero di Topolino, forse perché è meno ambiziosa, meno pretenziosa rispetto a Siamo Serie e a Paper Bridge, ma che proprio per quello riesce ad essere una ventata di leggerezza, allegria e spensieratezza per l'intera durata del suo racconto, con il genio folle di Paperoga. Utilizzato al meglio anche in seno ad un incantesimo che lo rende pressoché perfetto. Una storia molto fresca, molto divertente, probabilmente non sono stato a sindacare, a controllare se effettivamente tutto tornasse, quindi magari c'è qualche piccolo buco narrativo, proprio perché, insomma, Paperoga è tutto preciso, tutto perfetto, poi. Insomma, succedono delle gag con lui che non sono proprio da perfettino, però tutto sommato è una storia su cui non ti vuoi sorvolare su quei dettagli. E credo che storie nelle quali ragioni se hanno dei problemi dopo averle lette sono storie che funzionano perché ti riescono a trasmettere leggerezza, allegria o magari anche tematiche importanti con una semplicità narrativa, con una semplificazione dovuta comunque ad un media, che è quello del fumetto, ma comunque anche se fosse un romanzo cambierebbe poco, in cui è più l'idea, il concetto, quello che deve emergere, che non il funzionamento specifico della cosa, che finirebbe solo per appesantire la lettura e a togliere in questo caso del sano divertimento. E arriviamo a Dactopia o Dactopia. Dactopia, credo perché abbiamo detto che Dac, Paperi e Topia, Topi. Ok. Storia ad opera di Francesco Artibani, Licia Troisi, coppia che aveva già lavorato insieme qualche tempo fa su una storia legata al ciclo Comics and Science, o comunque era una storia scientifica, quindi non proprio fantasy, per quanto Licia Troisi sia famosa per i suoi romanzi fantasy. E i disegni abbiamo il buon Francesco D'Ippolito. E mamma mia, se visivamente questa storia mi ha fatto piacere. C'è anche una supervisione al colore, sintomo che sempre di più il disegnatore si sta interessando, per quello che riguarda le storie di punta del settimanale, anche di occuparsi di questo. Una supervisione ai colori che possa rendere al meglio i propri disegni, e la cosa si sta notando effettivamente. Le ultime storie dove è stato proprio segnalato che c'era questa supervisione sono storie che anche dal punto di vista dei colori avevano un loro quid, avevano quel qualcosa in più, una marcetta in più, proprio perché chi si occupa del supervisionare, quindi magari non è lui che colora, ma è colui che coordina e vede se la colorazione è giusta e corretta, più adatti per l'appunto a quella che è la sua sensibilità con la matita. E l'effetto finale è davvero riuscito. Probabilmente questo video potrei averlo intitolato "Dona un soldo al tuo Witcher" o qualcosa del genere, perché questa storia è un pieno tributo al fantasy e il riferimento al Witcher, allo strigo in italiano. Mamma mia, come l'ha tradotto male quelle dalla nord, è proprio brutto da sentire strigo, per quanto capisco la cosa, è rappresentato in questo caso proprio da Topolino, chiamato in questo caso Topperalt di Trivia. Nomignolo che già fa capire, è una storpiatura di Geralt di Rivia, ma al di là di questo, anche Paperino ha un nome che richiama in una qualche maniera un altro personaggio fantasy, visto che si chiama Quacko Beckins. Qua Beckins, Beggins. I riferimenti, secondo me, sono in alcuni casi molto evidenti alle opere fantasy più famose, quindi i lettori e gli amanti del fantasy potranno ritrovarsi per l'appunto nelle citazioni inserite in qua e là nel corso della narrazione, ma la narrazione risulta comunque particolarmente solida. Siamo a Dactopia, questo paese guidato da Re Papenetor, rappresentato per l'appunto da uno zio Paperone, un paese in pace apparentemente con tutto e con tutti, se non fosse che ad un certo momento c'è una sorta di attacco da parte di alcuni mostri. Verrà convocato, verrà scelto Quacko Beckins, il nostro Paperino, insieme a Flip Flop Flap, i nostri qui qua, di andare a ricercare proprio Topperalt di Trivia per capire come risolvere questa situazione con i mostri che stanno infestando Dactopia.
La storia inizia in questa maniera, diventa abbastanza presto un fantasy bello, crudo, bello intenso, con i viaggi tipici nell'ambientazione delle mappe fantasy, con tutte quante le atmosfere che hanno questi luoghi tra il magico, il mistico, l'epico. È ancora presto per dire se sarà una storia epica, se sarà una storia di quel tipo, una storia che possa confrontarsi, rivaleggiarsi, diventare in una qualche maniera la spada di ghiaccio dei giorni nostri. È troppo presto, non si può dire al primo episodio, ma le sensazioni che ho avuto sono estremamente positive. È anche vero che non abbiamo un fantasy, un'epopea, una saga in una qualche maniera fantasy sul topolino da tantissimi anni, visto che il fantasy era monopolio di Wizard of Mickey. E quindi anche magari già solamente quello, una nuova serie fantasy su Topolino mi trasmette dei feels e dei bei sentimenti. Ma è indubbio quanto i personaggi siano estremamente ben caratterizzati ed estremamente forti tutti quanti. Vi ho parlato per l'appunto dei personaggi principali, ma ce ne sono altri che emergono e arrivano in una seconda parte della storia e anche loro sono estremamente forti, potenti dal punto di vista narrativo, pieni di cose da dire, e il dubbio ce l'ho sul come si possa concludere questa storia in soli altri due episodi, perché effettivamente di carne al fuoco ne è stata messa parecchia. Ma di interessante, e per quanto si possa parlare di prologo, perché di prologo stiamo parlando, è anche un prologo ricco di eventi. Recentemente vi ho parlato della Metal Edition dedicata, anzi ho fatto il video, lo devo ancora caricare, quindi in realtà se ci riesco lo carico prima di questo, ma non so se ci riuscirò perché lo devo ancora montare. E quando vi parlerò comunque della Metal Edition vi dirò di come effettivamente le singole storie contenute all'interno di quel volume siano storie con dei personaggi caratterizzati benissimo, con delle storie che sono sempre ricche, sempre molto sfaccettate, in cui a volte ti chiedi: ma sto ancora leggendo la stessa storia o ne sto leggendo un'altra? Però con tutto quanto che fila alla perfezione, fila tutto perfettamente liscio. Anche qui c'è un momento dove c'è un cambio di scena abbastanza evidente, abbastanza netto all'interno di questo Dactopia, e a un certo punto ti chiedi: è sempre la stessa storia? Me ne rendo conto, anche perché l'ambientazione è la stessa fantasy, ma è la seconda puntata, sto leggendo una roba che è molto diversa dalla prima puntata, per tonalità, per tenore, per eventi, proprio per dirvi quanto Francesco Artibani e Licia Troisi, in questo caso, abbiano ben commissionato la storia, facendo sì che in un 35 pagine, mi verrebbe da dire indicativamente, si erano riusciti a far sembrare quasi due puntate di prologo, di introduzione alla vicenda, di introduzione magari neanche completa in realtà, perché giusto nel finale comincia a esserci qualche semino di un pochettino più concreto di che cosa stia effettivamente accadendo, per quanto ancora non conosciamo tantissime delle cose di contorno. Topolino che mi ha abbastanza deluso in realtà, un po' meglio forse del numero precedente, nettamente meno interessante dei topolini di qualche settimana fa. Si difende secondo me molto bene questo si difende molto bene Dactopia, che penso possa un giorno, visto che è molto probabile che le storie migliori possano uscire in volumi dedicati, questo Dactopia per come si sta presentando potrebbe essere, anche perché insomma non ci fai una copertina metallizzata per una storia che non ci punti, quindi è una storia su cui ci hanno puntato, è una storia che effettivamente per questo primo episodio è molto valida, e quindi me l'aspetterei un volume nel Topolino Extra che vada a valorizzare anche la lavorazione di Francesco D'Ippolito su questa storia nello specifico. Per il resto è un Topolino che mi ha deluso abbastanza, ma a livello di gusti personali magari qualcuno potrebbe trovare interessanti storie che a me hanno deluso. Però un po' la sensazione in generale è
quella, un topolino un po' meno interessante per quanto valido. In realtà forse erano le aspettative di Siamo Seri e Paper Bridge a far sembrare il topolino un po' meno bello di quanto non doveva esserlo. È chiaro che essendo quelle due storie, secondi capitoli, rendono l'albo poco appetibile per un lettore che vorrebbe salire su a bordo perché ha due storie lunghe di cui ci potrebbe capire il giusto. Paper Bridge, soprattutto essendo il terzo capitolo di questa seconda stagione, l'ottavo capitolo complessivo della serie, quindi abbastanza difficile da comprendere per un lettore che non ha letto i sette capitoli precedenti. Quindi, se vi piace il fantasy, date un'occhiata a questo numero di Topolino perché Dactopia merita, a mio parere, uno sguardo, una lettura. Il resto del Topolino è abbastanza altalenante. E quindi non saprei quanto dirvi, e ne vale la pena. La storia finale, secondo me, è molto carina, però, intendiamoci, non vi inviterei a comprarlo per forza, ma è un Topolino che secondo me vale la pena avere, vuoi per la copertina, vuoi per la bella Dactopia. Le altre storie possono essere di vostro gradimento, e per quanto, ecco, a me non è che abbiano convinto particolarmente. Spero che Siamo Seri e possa ingranare la marcia e dirci qualcosa di più nei prossimi capitoli, ma staremo a vedere. Mi preoccupa però sempre di più quanto Topolino stia diventando una serie di serie, cioè è finito Paper Bridge, settimana prossima ci sarà la storia di Sisti su Dante, che secondo me potrebbe alzare parecchio l'asticella e diventare una bella storia di punta. Però, ecco, mi preoccupa il fatto che ci siano tre storie a puntate sempre e si alternano, finisce una e inizia un'altra. E non c'è mai un punto dove hai un topolino che possa dire, ok, questo è un punto con tutti i inizi. E avrebbe senso, a mio parere, fare serie che iniziano tutte quante nello stesso momento. Questo è un po' quello che avevo da dire per oggi. Vi aspetto nello spazio commenti per sentire il vostro parere, il vostro giudizio. Se siete d'accordo col mio punto di vista, se non lo siete, avete colto tutte le citazioni di Dactopia, scrivetemele nel caso qui sotto nello spazio commenti. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto. E noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!